cerchio. Siamo in sede con Federquadri e stiamo trattando un argomento di enorme gravità che rappresenta una sostanziale ingiustizia ai danni di tutti gli italiani. Perché mentre al singolo pensionato, cioè il pensionato plebe che non conta niente, gli hanno tolto e continuano a togliere dei soldi, i pensionati lor signori, quelli che navigano dalle 90.000 ai 150.000 e passa di pensione annua, non gli hanno tolto un bel nulla, perché loro sono signori. E tant'è vero che cosa è successo? Sono ricorsi dagli amici loro della Corte Costituzionale, la quale Corte Costituzionale ha detto che è assolutamente incostituzionale e illegittimo prendere i soldi della pensione. Sentiamo cosa ne dice Gianni Marchini, responsabile del Sinquadri. Allora, la grande ingiustizia che si è verificata sul blocco delle pensioni con la perequazione che è in atto da circa 2 anni, che parlando cigliari per una pensione di circa 2.000 euro ci abbiamo un blocco di quasi 700 euro l'anno, che si ripeteranno per tutti gli anni futuri, quindi è una vera e propria patrimoniale. Infatti è chiaro, e questa seguita il sistema è sempre lo stesso, tartassare, pur essendoci una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 316 del 2010, che invita il legislatore a togliere la perequazione perché è incostituzionale. E va bene, in questi giorni abbiamo assistito invece che per le pensioni ben più alte delle 2.000 euro mensili, delle normali pensioni di noi, dei normali mortali, ma che riguardano le pensioni oltre i 6.000 euro mensili, alle quali era stata praticamente tolto, erano stati tolto il 5% dal governo Monti, no? Che si può dire che è stata l'unica cosa equa che ha fatto, ma nemmeno quella, perché è stata una provocazione, tanto si fa sempre a uma praticamente uma, c'è stata una sentenza, un ricorso, e la sentenza è praticamente la Corte Costituzionale è stata che bisogna cancellare questo ritiro e addirittura rimborsare, sì, hanno ridato i soldi. Così che cosa abbiamo? Abbiamo per le pensioni sopra i 150.000 euro l'anno che è stata tolta la perequazione, e per quelle normali 2.000 c'è il ritiro di 600-700 euro per una pensione di 2.000 euro l'anno. Esattamente. E questa è la grande ingiustizia che vogliamo fare. Tagliare la testa, tagliare le teste. La rivoluzione francese ha risolto questo problema. Questa problematica dovrebbe interessare la maggioranza degli dei coglioni, che la maggioranza dei coglioni sull'ordine delle 2.000, 1.500, 2.000 euro, 700, 800, 500. A 400. Voi la tua sentenza. No, a noi l'abbiamo già detta, noi la nostra sentenza la diciamo e la ripetiamo. Intanto esiste una cosa importantissima, c'è il conflitto di interesse della Corte Costituzionale, perché il ricorso è stato fatto, perché il ricorso è stato fatto da un giudice, cioè un giudice in pensione ha fatto ricorso a chi? Alla Corte di Cassazione, che l'ha passata alla Corte Costituzionale, praticamente è sempre lo stesso giro. Allora, per i giudici e per le persone che stanno oltre una certa cifra, oltre i 150 e 90.000, è ritornato tutto normale, e per la gente cosiddetta normale, comune, noi abbiamo il blocco della perequazione. Ma ci aggiungiamo un'altra cosa che avevi detto tu prima e che è molto importante, anche in relazione all'escamotage utilizzato dalla Corte Costituzionale e che, come risulta, è stato fatto rilevare da Giacalone, il quale Giacalone di recente ha detto una cosa che devi dire. Ha detto che praticamente c'è un articolo della Costituzione, che in questo momento non ricordo bene, il 66 mi sembra, che praticamente è proprio un'ordinanza. Sì, vabbè, che il presidente della Corte Costituzionale deve essere eletto per 2 anni. Almeno due anni. E poi, cioè, deve avere l'età per poter restare almeno due anni. Allora, noi da un decennio abbiamo che tutti i presidenti della Corte Costituzionale sono eletti per 6 mesi, 7 mesi e cambiano in continuazione. Qual è il motivo?
Il motivo lo diciamo. No. Il motivo è che il motivo è quello di permettere a queste persone di andare, quanti, di andare in pensione come presidente. Più alta. Allora è la massima dell'incostituzionalità. Esattamente. Quindi la Corte Costituzionale, e non potrebbe essere diversamente in un paese dominato dalla menzogna e soprattutto dalla delinquenza, perché di fronte a questa gente qui, veramente i mafiosi, i camorristi fanno la figura dei bambini. Sono i bambini, sono bamboccioni di fronte a queste delinquenti. Capito? Allora, in una situazione di questo genere, la Corte Costituzionale è il primum. È il primum nocens, è il primo che nuoce, e non potrebbe essere diversamente. A posto.